rifiuti che già sono abbondanti, quelli che noi produciamo, vale a dire i comuni che sarebbero dovuti essere Lizzanello, San Donato e Cavallino, con le varie frazioni. Invece dopo tanti anni i comuni sono diventati quasi 30, per cui la capacità di questa discarica non era stata progettata e non a caso 4 ettari altri verranno sottoposti con le cosiddette mate, si chiama così la zona, ampliata. Il problema nostro è quello che non si riesce a respirare durante l'estate, non si riesce per nessun motivo. Se poi alcuni venti portano verso Lizzanello, verso San Donato, verso Galugnano il vento, queste persone non riescono. Non a caso le neoplasie sono aumentate e, come sentiremo fra poco il dottor Serravezza, che verrà a fare un piccolo intervento, ci diranno i dati che siamo ormai al limite della sopportazione, perché anche i bambini hanno questo problema, non solamente più le persone. Non a caso per esempio Lizzanello c'è la fascia che dà proprio sulla circonvallazione Cavallino-Castri le maggiori neoplasie, e soprattutto per persone che sono in tenera età, vale a dire giovani fino a 40 anni, 50 anni, massimo 50 anni. Questo è quello che noi stiamo protestando. Pertanto Emiliano, che lui quando ha fatto i ricorsi al TAR, perché non è stato messo a suo agio, cioè conoscendo prima quello che si doveva fare per la TAP, si è lamentato ed è ricorso al TAR. Adesso che i rifiuti ce li vuole portare da Roma qua, mica ci ha chiesto a noi cittadini che abbiamo qua se siamo contenti, se lo vorremmo. Per cui due pesi e due misure. Due pesi e due misure. Notizie sono state quelle che sono stato messo a conoscenza da un corrispondente della stampa, dicendomi che il presidente Emiliano questa mattina in una trasmissione, che io non so quale trasmissione, in che orario, in quale canale, abbia dichiarato che essendo la spazzatura lontana per portarla fino a Lecce, la fermerà a Foggia. Queste sono le notizie ultime che abbiamo, ma con questo noi non ci fermeremo sicuramente, saremo vigili affinché questo tipo di spazzatura, che non ci compete, se è della Regione Lazio deve essere la Regione Lazio a smaltirla. Non possiamo prendere noi nel Salento, che abbiamo la terra più bella che c'è in Italia. Infatti il Salento si dice terra di sole, di mare e di vento, questa è la verità, e invece siamo diventati la spazzatura d'Italia. E con questo ho concluso, grazie. Allora, siamo qui insieme ai cittadini di Cavallino, Lizzanello, San Donato, San Cesario per protestare. In realtà la manifestazione è stata indetta dal Comitato per la Salute e per l'Ambiente di Lizzanello, e poi i cittadini a vario titolo si sono avvicinati a questa protesta, e tutto è partito dalla notizia che avremmo dovuto accogliere dei rifiuti provenienti da altre regioni d'Italia, in questo caso dal Lazio. Per noi questo è improponibile. È improponibile perché questo vuol dire soltanto una cosa: questi rifiuti vengono da fuori regione, perché in questa regione abbiamo costruito degli impianti sovradimensionati e in questa regione abbiamo fatto affari su questi impianti che ora, quando la differenziata comincia ad essere abbastanza efficiente, efficace, adesso risultano effettivamente sovradimensionati, e per funzionare, per far girare gli affari, dobbiamo prendere i rifiuti da fuori. Questo non deve più succedere. Noi del Movimento 5 Stelle è da anni che lottiamo contro questi impianti in questa zona del territorio, ormai sono diventati 4 e ce ne sono altri 2-3 in progetto. Non possiamo aggiungere impianti di questo tipo, così impattanti a livello ambientale, su questo territorio. Abbiamo già dato e siamo contrari a qualsiasi nuova installazione, a qualsiasi nuovo impianto di questo tipo, e anche a un maggior numero. Era qualcosa di prevedibile, è stato
valorizzato l'individuazione di una localizzazione fatta per altre finalità. Oggi il sistema ambientale lo ha inquadrato fra quelli che sono gli impianti regionali. Il problema non è tanto criminalizzare la localizzazione, il problema è che ci sono delle comunità adiacenti che devono essere sicuramente inserite in un piano di protezione. Il piano di protezione innanzitutto ambientale, che deve passare da controlli serratissimi, che deve fare il pubblico e che devono mettere in condizione anche i sindaci e i comuni limitrofi di poter agire, accedere e controllare per avere un rapporto diretto con la propria cittadinanza e anche tranquillizzarla. La cosa che preoccupa di questi impianti è anche l'impatto sociale, oltre che a quello ambientale che ne deriva. Qua c'è gente proprio per questo motivo. La preoccupazione che mi hanno trasferito era quella delle epidemie tumorali. Probabilmente non è questo il tema, ma certamente il tema è che qua c'è un impatto sociale forte, la gente lo subisce, la gente ha paura, la gente lo trasmette anche con un atteggiamento che può avere anche una devianza populistica, come purtroppo oggi sta diventando sempre più di moda. La soluzione certamente può essere, può ritornare in termini di protezione e di controllo, in termini anche di ristori ambientali. Il comune di Vizzaneto per esempio è fuori da un programma di ristoro ambientale, eppure i fenomeni odorigeni danneggiano, arrivano nelle nostre piazze, arrivano la sera, ci costringono a rimanere chiusi in casa, incidono negativamente sul benessere della mia comunità, eppure non teniamo presi in considerazione per questo. Quindi la manifestazione ha fortemente questa idea, cioè la gente vuole manifestare questo e io sono qui per questo motivo. C'è bisogno della massima prudenza, c'è bisogno di far veicolare messaggi giusti, l'attenzione del Presidente Emiliano c'è stata, nel senso che prima di questo sit-in, di questo incontro con i cittadini, ha voluto far arrivare la notizia che Cavallino non è interessato. Probabilmente si lamenteranno i cittadini di un altro territorio. È giusto che se gli impianti sono idonei, questo non credo che sia idoneo a prendere una quantità eccessiva di rifiuti, di questo devono avvantaggiarsi non soltanto le aziende che gestiscono dal punto di vista economico, ma innanzitutto le comunità che devono fare dei sacrifici in termini di benessere nel momento in cui ricevono questi rifiuti. Quindi diciamo il sistema è un sistema importante. Un sistema importante, un problema grande è quello dei rifiuti che si inserisce in un disservizio complessivo della Regione Puglia. La Regione Puglia ancora non è riuscita, non è in grado, è ancora commissariata, non è riuscita a chiudere il sistema dei rifiuti. È una guerra tra poveri o tra disgraziati, come dire, perché purtroppo, infatti qualcuno che mi aveva fatto cenno a questa iniziativa, ho dato la mia disponibilità, e dicevo, abbiamo già una situazione disastrosa, lo studio recentissimo di un mese e mezzo fa, il Geneo, che la LILT ha prodotto insieme con l'università, la ASL e la provincia di Lecce, ha evidenziato una situazione veramente insostenibile, già grave, e questo è il punto. Cioè, non ci possiamo permettere più nulla, perché abbiamo già uno stato di contaminazione del terreno, del Salento, che fa paura. Che fa paura e che ha bisogno assolutamente che cessino ulteriori pressioni di carattere ambientale. Questo è il punto. È insostenibile quanto c'è. Oggi non ci possiamo permettere il lusso di accendere un cerino, perché Cerano ha già fatto tanto danno. E i dati che noi abbiamo sono, ripeto, preoccupanti e dir poco. E per non incutere eccessiva paura stiamo cercando di veicolarli attraverso le istituzioni, perché le istituzioni si sedono intorno ai tavoli per prendere le decisioni che vanno prese, va bene, lasciando da parte anche i media, pensi un po', per non intimorire gli amici turisti che ci vengono a trovare e per non intimorire e far cadere nella disperazione i giovani che si cercano di trovare un futuro nell'agricoltura biologica di qualità, eccetera, perché invece qui tutto viene compromesso da una situazione che non dipende neanche da noi, se non solo in parte,
e quindi dobbiamo dire basta, ma dobbiamo anche rimboccarci le mani, perché le situazioni si possono affrontare e rimediare pure ai guasti fatti. Io dico sempre, permettimi questa battuta, nella valle della Ruhr, la zona più contaminata al mondo, che esisteva fino a pochi anni fa in Germania, dove c'era più o meno una pressione tipo 10 ilve messe insieme, oggi si produce il vino biologico tra i migliori in Europa. Quindi si può, ma dobbiamo... And we go down slowly.